Mauro Giulianini, Tamak. A voi. Ok, vediamo, se mi sentite, mi rendo conto dell'orario, quindi so che siete stati bravissimi a stare qui fino adesso e cercherò di dare il massimo dell'energia del sciamano perché così possiate avere un sonno veramente tranquillo. Allora, in questi anni, perdo un po' di tempo così mi portano dentro gli strumenti. In questi anni ho studiato per 18 anni la terapia del suono, sono stato uno dei primi in Italia e credetemi, ho studiato veramente tutti i suoni esistenti, per cui tutte le cose che c'erano in questo mondo sono andato a sentirle, suonarle, la frequenza, meraviglioso. Ma la cosa più straordinaria è che noi siamo un suono unico ed irripetibile. Noi proveniamo da un suono e questo suono è il cuore di nostra madre. Noi per 9 mesi siamo stati dentro alla sua bella panciona e lì dentro abbiamo sentito tutti i giorni, per 9 mesi, il cuore. Ma non solo, abbiamo sentito i polmoni, abbiamo sentito le vene e abbiamo sentito tutti gli organi che creano un grandissimo, forte concerto. Per cui tutto questo ha fatto sì che le nostre cellule avessero un imprinting e quell'imprinting siamo noi e ce lo portiamo per tutta la vita e anche oltre. Forse è qui che nasce l'anima, nasce attraverso il suono. Come dal nulla nasce un suono e diventa il nostro imprinting, dal nulla noi svaniamo e rimane nell'anima. Per cui in questo percorso di questi anni ho cominciato a cantare i suoni dell'anima. Infatti nelle mie situazioni che faccio in giro per l'Italia, ultimamente appunto con il Festival dell'Oriente, sono onorato di essere dentro questa 70 artisti della rosa degli artisti del mondo e lì faccio la lettura dell'anima. Ora questa sera vi farò sentire alcune cose. Un'altra cosa importante di quello che io vi racconto è che i miei tamburi non sono fatti di pelle animale, sono fatti di plastica. E questa plastica ha questo suono che adesso vi farò sentire. Questo è il mio tamburo preferito, nell'ultimo nato, e si chiama il tamburo della libellula. Questo è solo per farvi sentire come suona. Forza. Questo tamburo ha tantissime armoniche e si possono veramente incrociare dei suoni incredibili. Più tardi chiederò a 3 persone di voi se vogliono venire sul palco e farò la lettura dell'anima a 3 persone. Quindi, prima di arrivare a questo, però, io mi voglio scatenare un po' con voi. E mi voglio scatenare con quello che da anni è diventato il rituale della gioia. Quello che dovete fare adesso è gioire. Per cui allargate tutte le gambe. Vai, così, bravi. E da questo momento cominciate a prendere coscienza che quello che vi faccio fare è solo e sicuramente per voi ed è assolutamente un cambio di vita totale. L'amereo vi cura, io vi cambio. Per cui, da questo momento, vi farò capire come si fa a raggiungere la gioia in 3 passi. La prima cosa da fare è, non lo fate adesso, ve lo faccio vedere, portare le mani in alto, prendere tutto quanto, portarlo alla testa, piano piano, giù, 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 giù.
fin quando ridi la pancia, e quando sei la pancia non ne puoi più, e allora lo riporti su, 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 e quando sei davanti alla bocca giri le mani, e io ti dico ora, e voi fate un urlo disumano, ma veramente un urlo disumano. Fate finta che qui dentro siete in 400, ok? Sulle mani! Da questo momento la vostra energia, le brutture che vi sono capitate in questo periodo, le cose più schifose che non potete più tenere dentro, e vi porta tutto alla mente che ve le fa vedere benissimo, e piano piano le portate giù al cuore che le illumina e le rivedete ancora meglio, per cui le riportate giù perché pensate che così le espellerete, ma non è vero, perché la pancia ha un gran trambusto che la fa risalire con una rabbia, una potenza che voi non potete immaginare, e quando siete qui vicino alla bocca girate le mani e ora! Bravi, pochi ma incazzati, questo mi piace, questo mi piace. La seconda fase di questo rituale che ormai porto da Napoli arrivare a Torino è questo: guardatevi uno con l'altro in faccia. Se siete in tre, guardate quello del mezzo. Mi dispiace per lui. Sì, guardatevi, guardatevi in faccia. Guardatevi proprio bene negli occhi, perché è l'unica cosa che potete fare precisa. Pensate che ci sono delle persone che hanno aspettato 7-8 vite per fare questa cosa qua. E sono venute questa sera perché sapevano che lo facevo fare. Quindi ricordatevi che questa è una opportunità straordinaria. Non capiterà mai, specialmente fra due amiche, marito e moglie o altro. Pronti? Guardatevi negli occhi. Da questo momento, quando vi dirò ora, urlategli in faccia: ora! 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 Bellissimo, eh? Ma quanto mi ringrazierai che ti ho omologato a fare una roba del genere. Guarda, questa è una cosa straordinaria, vedete? Allora, vi ho cambiato la vita, sì o no? Guarda come ridete. Ma la cosa più importante di questo rituale è una cosa straordinaria, molto molto potente, che solo noi, che siamo più o meno di questa terra, sappiamo che cos'è: la Romagna. È il più bel paese del mondo. Signori miei, io... No, ma è la verità. Ricordatevi che io... che faccia uno spettacolo a Napoli o che sia a Torino, io due battute in dialetto agli dec sempre. Quindi state tranquilli, perché questa è una zona che è unica veramente al mondo. Oggi ho avuto la fortuna di girare un po', noi siamo veramente straordinari. Per cui, per riuscire a capirlo ancora di più, perché molte volte noi facciamo un errore di base, diamo per scontato tutto. Ed è un peccato, ed è un peccato, perché i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno segnato delle cose straordinarie, ma si sono disperse così nel tempo, capito? Invece questa è una terra straordinaria, è nata proprio dalla terra, dalle nostre campagne, dai nostri pescatori. Questa è la Romagna. Allora, per riuscire ad appropriarci di questa terra e della sua energia, dobbiamo fare una cosa sola. E a questo punto della serata vi dovrebbe fare anche bene: state tutti su in piedi. E quello che accade in questo momento lo dovete fare con grande convinzione, perché se lo fate raggiungerete la gioia in assoluto, ed è questo. Le mani così rivolte verso l'esterno, perché a questo punto vi dovete piegare piano piano giù e andare a raccogliere tutto quello che vi occorre da questa terra straordinaria, che vi dà da mangiare, che vi dà energia, e lo portate su dalle gambe. Piano piano lo fate salire su sul vostro corpo finché andate in alto, sempre più in alto, e questo collegamento della terra all'universo, di questa terra straordinaria, quando vi dirò ora, voi dite gioia, ora! Grandi, così vi voglio, bravi, bravi, grandi, eh. Oh, ci voleva un po', eh? Un po' di energia. Pensate che quando sono in giro a fare queste cose, io dico sempre: questa è l'energia dello sciamano italiano. Anche un po' incazzato lo dico.
Sapete, perché nel tempo io ho dovuto fare veramente una prova del 9, perché sapete, dire uno sciamano che viene dal Messico, che viene dagli indiani d'America, che viene dall'Uruguay, che può venire anche dal Katanga, l'importante è che venga fuori dall'Italia, è accettato da tutti. Lui è stato... È stato 2 settimane con i viaggi pio pio dagli indiani d'America, ha imparato 2 o 3 rituali, e vengono qua e fanno gli sciamani. Va bene, mi sta bene tutto. Allora però io ho deciso, ho detto no, io sono uno sciamano italiano, questa è la mia terra. Io devo capire che energia abbiamo noi, io devo dialogare con voi, io voglio sentirmi partecipi a questa terra. E allora mi sono fatto una bella ricerca dal 1300 ad oggi. Ma voi non immaginate quanti sciamani avevamo noi qua e quanta gente ci poteva insegnare delle cose straordinarie che sono state seppellite dalla Chiesa, appunto. Allora, a questo punto io, però, dopo avervi fatto il rituale, dopo avervi fatto sorridere, arriviamo alle cose belle intense. E una di queste potrebbe essere questa qui. Io vi suonerò questo strumento che si chiama Ang, qualcuno di voi lo conosce? Sì, bene. E questo strumento è straordinario, perché ha una valenza sonora molto ampia e ha la possibilità veramente di accarezzare l'anima. Vi farò un pezzettino con questo e poi dopo, Sandro, sei da qualche parte, se mi trovi 3 persone da portare su, intanto che io suono questo. Adesso venite pure dentro.
benissimo. Ti chiami? Rossanna, benissimo. Vieni. Fiera. Daniela. Rosa. Allora, sposto un attimo questo, perché quello che vi farò vedere adesso è importante per una cosa sola, per capire quanto io abbia studiato la possibilità di intraprendere un viaggio sonoro con le persone che sono con me, avvicinandomi a loro. E vi spiego come. Venite pure qua. Una qua, un po' di distanza l'una dall'altra. Vedete, venite un po' più avanti, un po' più avanti. Ecco, mettiti lì, perfetto. Un po' più in qua, così, e un po' più in qua tu. Perfetto, così, così. Io non farò altro che fare questo. Mi metterò in empatia su ogni corpo che sento, che avverto. La mia proprietà è quella di ascoltare cosa emana la persona, le frequenze che emana, e io, possiamo chiamarlo così, ho questo dono di tramutarlo in canto e in suono. Ma voi stessi in sala avvertirete la diversità delle frequenze e delle situazioni emozionali che per ogni donna io canterò. Se volete ascoltare ancora meglio, vi consiglio di tenere le mani così verso chi sto cantando. Ok. Allora, ogni volta che arrivo vicino a voi, che cambio persona, chiudete gli occhi. Ok? Chiudi pure gli occhi. Ma
Grazie a voi. Come va? Venite, venite più vicino adesso. Come vi siete sentite? È molto emozionante e arriva nel profondo. Tu? Sì, sento le vibrazioni proprio del tamburo. Bene. Coinvolgente. Coinvolgente, bene. Sembrava di essere rinata, cioè un qualcosa di antico. Esatto. Dimmi. Io ho sentito che hai sentito perfettamente una parte di me guerriera e una parte invece estremamente dolce, quindi grazie. Grazie a voi, grazie ancora. Bravissimo. Grazie, grazie. Bene, allora continuiamo questo viaggio sonoro, e però a questo punto ho bisogno di voi. E ho bisogno di voi perché suonerò questo tamburo grande, che è il mio tamburo preferito, ma ho bisogno del vostro aiuto. Purtroppo questo tamburo dovevamo fermarlo, mi sa che viaggerà un po', adesso dipende da come lo suono. Questo pezzo è dedicato a tutte le persone che in questo momento devono cambiare vita, devono avere una scelta, devono fare una scelta, per cui hanno bisogno di grande forza. Nei momenti di scelta noi non sappiamo mai che strada prendere, allora la cosa più giusta da fare adesso è lasciarsi andare per un po' e credere a questa motivazione sonora finché gli occhi ci aiutano, chiudendoli, a risolvere. Punto, però voglio fare una cosa che, se i tecnici me lo concedono, posso andare giù in mezzo al pubblico? Ok, e allora vengo giù a fare un canto per voi. Grazie. Volevo fare Olio Sasso, ma non. Ok. Allora, questo canto è un canto dedicato a tutti voi, ma in questo caso è un canto di benessere. Voi dovete vivere questa vita intensa. Dovete pensare che ogni momento della vostra vita è un momento di energia. Ci vuole un po' a capirlo, ma quando ci si arriva, ragazzi, non ci si ferma più, non ci si ferma più. Io questa sera ho visto un uomo straordinario, straordinario, perché ci mette cuore, anima e forza, pur avendo la mia età, poco in più. E ora un applauso per Vince. Perché vedete, nella vita, qualsiasi lavoro ognuno di noi possa fare,
se lo fa con forza, dedizione, energia e entusiasmo. Può essere anche quello che imbuca le lettere, ma se lo fa con entusiasmo vi cambia la vita. Vi cambia la vita. E io adesso la cambio a voi. To a mall, you were to mall, yeah. You were to mall, to mall, to yeah. Lasciare questo palco, grazie, questo palco insieme a voi, facciamo una cosa di un canto tutti insieme, ed è questo, con le mani, vai. Tip tip, tic mamma mom, tic tambo, tic temo, tic mamma, che te amo, e già. E ti do e ta wa ti e ma 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 wa poi ma o ma wa adesso e ki ta mu wa ki e ti tu wa e she wa ti tam e ti ma 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 wa e ti o wa me Wakiye, wati omo, yeti aye, wiki shaita mamena wo, wo mama, wo mama, wo mama. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Andate su Facebook e se volete vedere le date che facciamo in giro per l'Italia. Chiedetemi l'amicizia. Buona serata a voi. Allora abbiamo l'ultimissimo intervento, proprio durerà 3 minuti ed è l'intervento moda, quindi abbiamo una piccola performance
in chiusura, intanto che spostano grande. I tamburi. Number one. Number one. Fammi un fotografo. Io non ti vedo, sai che qui proprio abbaglia, infatti la Mereo ha fatto tutta la conferenza così, e non ecco, così riusciamo a vedere un po' di pubblico. I sopravvissuti alle 8 ore di maratona della prima edizione del Cabaret Mistico, questo applauso è per voi. Sentiamo. Bravi però, avete resistito, siete stati bravissimi. Io spero che vi siate divertiti e questo è il nostro saluto. Noi abbiamo provato a fare questa giornata interattiva che chiaramente con il pubblico partecipante e poteva essere quindi un'interazione tra il palco e la platea. Era un'arte che cura, per cui chiaramente è convegno spettacolo basato anche sull'arte che crea. Noi abbiamo creato tante cose, ci siamo tanto tanto divertiti dietro al backstage, quindi spero anche voi in platea. Direi che ci siamo, mancano solo, guarda, le mazze che sono sacre, le mazze dello sciamano, ecco qua, perfetto. E quindi se la regia è pronta abbassiamo pure le luci e chiudiamo, io vi saluto, poi ci facciamo i saluti finali con questa